questo bel sito online, però ci sono musei in carne e ossa e c'è anche da fare un po' di comunicazione ancora cartacea. Abbiamo preparato dei poster che distribuiremo in tutti i musei, abbiamo preparato 7 cartoline diverse, ciascuna una cartolina per ogni percorso, e vorremmo distribuirle appunto in tutti i musei perché così possono rimandare concretamente da una situazione all'altra. Su questa cartolina, ci dice Federico. Sì, sulle cartoline c'è un codice QR, quindi un codice di quelli insomma che si utilizzano oggi per collegare il cartaceo al digitale, facilmente riconoscibile, uno per ogni percorso, che inquadrato con il proprio cellulare ovviamente collega direttamente il proprio smartphone alla pagina del percorso stesso sul sito di BC Multimedia. Ad esempio questa è la pagina con questa foto molto bella di Roncole, in cui delle persone guardano un manifesto del bicentenario della nascita di Verdi, il percorso personaggi e luoghi, quindi il QR porta direttamente a quella pagina sul sito. Lo scopo è quello che quando uno si trova in un museo parte del percorso personaggi e luoghi sappia sempre scoprire, grazie a questo meccanismo, quali sono gli altri musei che fanno parte di quel percorso, perché se sta visitando quel museo è più probabile che abbia voglia di andare a vedere un altro simile, quindi questo dovrebbe facilitare e, come dire, dare una spinta alla fruizione reale dei musei e delle istituzioni. Allora, ancora Micaela che volete dire una cosa e poi abbiamo una domanda ufficiale da porre al nostro Presidente. Espansione, perché per esempio è stato appena inaugurato un nuovo museo dedicato a Renata De Baldi, scusatemi, a Villa Pallavicino di Busseto, i primi di giugno, quindi ancora non è inserito, e nel sito man mano inseriremo nuovi materiali e nuove informazioni, quindi un sito che rimarrà molto vivo. L'altra cosa che volevo dire è che vorremmo coinvolgere i musicisti in questo progetto e abbiamo cominciato a farlo con le sorelle Marzadori, che gentilmente ci faranno un racconto che verrà registrato e messo online e ci concederanno un brano registrato di un loro concerto, e di questo li ringraziamo perché sono qui. Sì, dovremmo ringraziare miliardi di persone, ma non ringraziamo nessuno. Cioè, consideratevi tutti quelli che sono qui ringraziati, perché ci sono tante persone che sono venute apposta per... Allora, grazie a tutti quelli che sono qui, perché ciascuno ha fatto qualcosa, ci ha aiutato in qualche cosa, eccetera. E io, Micaela, e anche mamma, e anche Laura e Carlinia, ci siamo anche posti il problema di che cosa succederà dopo. Di solito si fanno queste cose che all'inizio sembrano, appaiono meravigliose, poi vengono accantonate, non se ne parla più, si passa un altro progetto. Insomma, bisogna tenere vive, questo progetto deve avere gambe o online o gambe concrete, insomma, non possiamo e non vogliamo abbandonarlo. Allora abbiamo escogitato qualcosa che il nostro Presidente ci racconterà adesso. Semplicemente seguendo un filone che abbiamo già inaugurato e al quale io tengo personalmente molto, che è quello di aprire i luoghi storici contenitori di beni culturali. Abbiamo cominciato a farlo con i teatri, la straordinaria ricchezza dei teatri lirici della nostra regione. Abbiamo già fatto due edizioni dei fine settimana dedicate ad aperture straordinarie dei teatri, che significano richiamare le persone attraverso le aperture e attraverso situazioni che vengono create, concerti, esposizioni di cose particolari, richiamare sulla validità straordinaria e estetica e storica del contenitore, chiarendo anche che cosa viene fatto dal punto di vista ovviamente dei contenuti. Un modo di avvicinare la gente a questi luoghi, di far vivere il più possibile, che è l'obiettivo dell'istituto, le persone accanto ai loro beni culturali. Questa è una modalità che ha avuto successo, quindi è probabilmente opportuno allargarla anche a questi
questi 40 o quelli che saranno luoghi qui citati come contenitori di beni musicali, chiamiamoli così superficialmente, in modo da sollecitare dei responsabili di questi musei, ma vedo che sono autosollecitati se ascoltiamo le parole del nostro amico che viene da Parma, e Parma non so perché sì, da vicino, dalla bassa. So che ci sono sempre delle tensioni, quindi sono autosollecitati a farlo, per far conoscere i contenitori laddove abbiano anche un'importanza storica ed estetica e architettonica e urbanistica, e poi far conoscere sempre di più quello che viene fatto, quello che è conservato, far vivere quello che è conservato dentro questi luoghi. Quindi ripetere una modalità che ha già avuto successo su questi beni che opportunamente sono stati ora raccolti in questa bellissima installazione multimediale, e far sì appunto, secondo l'auspicio di tutti noi, è che tutto questo non solo non debba restare un qualche cosa affidato al virtuale, ma deve stimolare la gente in carne e ossa ad andare a visitare questi luoghi in carne e ossa, in mattoni e strumenti. Quindi questo è l'auspicio, lo faremo, è una richiesta che mi è stata fatta questa mattina, ma io mi sono ben lieto di poter accedere nei prossimi mesi, adesso vedremo come organizzare, anche a questa occasione sicuramente opportuna di diffusione culturale. Allora, anch'io ringrazio tutti quelli che sono qui.